Al Camo i carabinieri arrestano danneggiatore di autovetture. Trapani era ricercato dalla polizia per una rapina, arrestato un trentenne. Mazara ha convocato in seduta urgente il Consiglio Comunale con 5 punti all'ordine del giorno. Mazara elezioni del 28 aprile, partiti e movimenti accelerano per le alleanze e i candidati. Calcio, il Mazara ha un nuovo allenatore, si tratta di Totò Aiello. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, apriamo con la cronaca. I carabinieri di Alcamo hanno arrestato una persona per danneggiamento di autovetture, i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato lunedì scorso un presunto danneggiatore di auto. Si tratta del 23enne Lamine Idara, un senegalese clandestino sul territorio italiano. Il giovane nei mesi scorsi avrebbe danneggiato un numero elevato di auto ed in più occasioni era stato denunciato dai carabinieri della compagnia alcamese. In una circostanza, in via Opera Pastore, il 23enne sarebbe stato ripreso a danneggiare il tergicristallo di un'auto posteggiata nelle vicinanze dello SPRAR. Il video sarebbe stato diffuso anche sui social network. Idara avrebbe anche sputato al vice sindaco alcamese, che si trovava a bordo della sua auto assieme alla moglie, ed avrebbe anche aggredito le operatrici dello SPRAR. I carabinieri inoltre lo avrebbero sorpreso a prendere a calcio un'auto posteggiata sempre nei pressi dello SPRAR ed avrebbe aggredito il proprietario del mezzo, che gli ha chiesto spiegazioni per quanto accaduto. Il GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta della Procura, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Lamin Idara, sul quale pendevano anche 4 provvedimenti di espulsione. Il 23enne, dopo l'arresto, è stato condotto presso il carcere Cerulli di Trapani. Era ricercato dalla polizia di Trapani, è stato arrestato un presunto rapinatore, i particolari nel servizio. La polizia di Trapani ha arrestato un presunto rapinatore. Si tratta del trentenne Giuseppe Cherchi, già noto alle forze dell'ordine. I poliziotti della squadra volanti lunedì scorso hanno eseguito il provvedimento della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale trapanese. Il trentenne in particolare deve rispondere di una rapina perpetrata lo scorso 22 gennaio in una sala scommesse. Il giovane, armato e con il volto coperto, si sarebbe impossessato dell'incasso, 500 euro circa, e poi sarebbe scappato all'arrivo dei poliziotti. Avviate subito le indagini, gli agenti della squadra volante hanno identificato il presunto rapinatore. L'autorità giudiziaria, condividendo quanto è emerso dalle indagini, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Cherchi. Il trentenne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato e condotto in carcere. Parliamo adesso delle elezioni amministrative a Mazara del Vallo. L'anticipo dell'appuntamento elettorale al prossimo 28 aprile ha imposto una forte accelerazione a partiti, movimenti e liste civiche per la scelta delle alleanze e delle candidature. Sentiamo. Ed ora è arrivato il tempo di accelerare e correre velocemente verso la definizione delle alleanze e delle candidature in vista delle elezioni amministrative che sono state fissate dal governo regionale per il prossimo 28 aprile. L'anticipo di un mese rispetto a quanto si era pronosticato, e cioè che le amministrative si svolgessero il 26 maggio in contemporanea con le elezioni europee, ha di fatto spiazzato un po' tutti, con la conseguenza pratica che da ora in avanti non ci sarà più molto tempo a disposizione per arrivare alla cosiddetta quadratura del cerchio. Un anticipo delle elezioni al prossimo 28 aprile che riduce infatti sensibilmente i margini di tutti quegli incontri a tutto campo che sinora hanno caratterizzato l'attuale fase, in considerazione che 45 giorni prima di quella data scatterà ufficialmente la convocazione dei comizi, e siamo all'incirca attorno al 13 marzo, e quindi tra un mese e qualche giorno si metterà in moto tutto quel meccanismo normativo come atto ufficiale di avvio della competizione elettorale, con tutto ciò che ne consegue nei giorni successivi per la presentazione delle liste. Un passaggio obbligatorio quest'ultimo, che in pratica mette tutti nella condizione di doversi quasi subito preparare alla scadenza, cominciando dalla raccolta delle firme per quanto riguarda in primis le liste con i relativi simboli, per passare poi entro 30 giorni dall'appuntamento elettorale del 28 aprile. E siamo quindi al 28 marzo, alla presentazione e quindi ufficializzazione delle candidature.
Insomma, resta davvero poco tempo per concretizzare gli accordi, passando dall'attuale fase degli incontri in continua evoluzione e senza una vera e propria quadra ad una fase ora che necessariamente deve concretizzarsi nella condivisione delle alleanze, dei programmi e delle candidature. Ed in effetti già da ieri pomeriggio le forze in campo hanno cominciato a muoversi e non è escluso che entro la fine di questa settimana si possa avere qualcosa di certo in termini di aggregazione di liste con tanti di candidati a sindaco, come ad esempio nel caso della cosiddetta triade composta da Siamo Mazzara, la Forza dei Fatti e Coloriamo la Città, orientate ormai a stringere i tempi sull'accordo con Partecipazione Politica, il movimento che fa capo a Salvatore Quinci e che vedrebbe quest'ultimo come candidato sindaco della coalizione verso la quale, si dice, convergerebbero inoltre diverse rappresentazioni del civismo e delle associazioni. Accelerazione fortissima anche per quanto riguarda il cosiddetto schieramento di centrodestra, la cui intenzione, è stato più volte ribadito, sarebbe quella di proporre per la città di Mazara del Vallo la formula politico-amministrativa che attualmente guida il governo regionale del presidente Musumeci e quindi un progetto proposto e sottoscritto da Forza Italia, l'UDC, diventerà bellissima, ed una schiera di liste civiche di area, tra le quali il cosiddetto blocco torrente che a questa ipotesi avrebbe già manifestato la propria simpatia. Ed anche qui non è escluso che entro una settimana al massimo si abbiano notizie certe e definitive, anche per quanto riguarda l'individuazione e la condivisione di un candidato sindaco per la quale in verità non mancano attualmente dei nomi che vanno per la maggiore. Fermo restando poi le già annunciate da tempo candidature di Giorgio Randazzo, Nicola Lagrutta e Enzo Calafato, l'accelerazione potrebbe riguardare anche il Partito Democratico che, stando ad alcune indiscrezioni da prendere comunque con le pinze, potrebbe presentare una sua lista con tanto di candidato sindaco, anche se, a giudicare da alcune esternazioni di singoli componenti autorevoli del PD mazzarese, si avverte la sensazione che il quadro di una possibile scelta rimane ancora oggi alquanto confuso ed incerto sul cammino da percorrere. Infine, il discorso delle liste civiche, un discorso quest'ultimo alquanto complesso, considerato il numero dei simboli che si dice verrebbero presentati, un numero alquanto consistente all'interno del quale viaggiano posizioni le più variegate, ma che comunque un loro ruolo sono determinate a giocarselo. E sempre a proposito di elezioni amministrative, del 28 aprile si registra una dichiarazione dell'assessore regionale alle autonomie locali Bernadette Grasso. La data del 28 aprile individuata dal governo per le prossime elezioni amministrative nell'isola è stata una scelta obbligata dalla decisione del Parlamento siciliano, precisa l'esponente del governo regionale. Nella legge regionale che consentirà finalmente all'ex provincia di tornare al voto, dopo anni di continui commissariamenti, infatti è stato previsto che il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali fosse antecedente a questa consultazione, visto che a fine maggio si voterà anche per il Parlamento europeo, quindi non c'erano altre possibilità, ha proseguito la Grasso. L'ipotesi di un election day tra amministrative ed europee non era praticabile perché avrebbe fatto slittare le elezioni di città metropolitane, liberi consorsi dei comuni a dopo il 30 giugno, costringendoci all'ennesima norma di proroga dei commissari straordinari e quindi con ulteriori costi per gli enti locali. E la nostra emittente prosegue il suo viaggio televisivo dedicato a questo importante evento elettorale. Questa sera, con inizio alle 21.35, trasmetteremo una nuova vetrina politica con ospite in studio il segretario del Partito Democratico Mazzarese, Teresa Diadema. Sono in totale 15 cittadini impegnati da questa settimana nel progetto Città Aperta, promossa dal piano di zona del distretto sociosanitario 52, di cui Marsale è comune capofila. L'obiettivo, afferma l'assessore Clara Ruggeri, è quello di sostenere nuclei familiari in grave stato di disagio sociale, cui verrà erogato un contributo economico a fronte dello svolgimento di attività di pubblica utilità. Attività comprendono principalmente la cura del verde pubblico a Villa Cavallotti, nonché nei quartieri di Sappusio e Amabilina in collaborazione con gli operai comunali.
Sono 6 posti letto disponibili per donne in difficoltà sociali nella Casa Fraterna Pina Suriano Emanuela Loi, che è stata inaugurata ieri a Marsale. Il progetto della casa e dell'opera di religione Monsignore Gioacchino Di Leo ed è sostenuto dalla Diocesi di Mazara tramite fondi dell'8 per 1000. La casa è dedicata alla laica Pina Suriano, beatificata nel 2004, e alla poliziotta Emanuela Loi, morta nella strage di Via D'Amelio, e sentiamo alcune dichiarazioni. L'idea della Casa Fraterna Pina Suriano e Emanuela Loi nasce dalla necessità di dare a Marsala delle strutture di prima accoglienza e anche di accompagnare le persone in un percorso appunto di reinserimento sociale e anche psicologico, perché purtroppo spesso le persone in difficoltà sociale rischiano di essere emarginate o di fare scelte sbagliate. Questa è la prima struttura, ma ne creeremo presto un'altra dedicata agli uomini in difficoltà sociale, e che presto faremo nella zona Sappusi di Marsala. Questa manifestazione costituisce l'esempio di come si possa attualizzare quello spirito di accoglienza che dovrebbe accomunarci tutti, cittadini ed enti e istituzioni. Nello stesso tempo costituisce l'esempio evidente di come si possa utilizzare immediatamente senza che lo stesso subisca le ingiurie del tempo in caso appunto di non utilizzo, un immobile sequestrato e poi confiscato alla mafia. Questo dà pure un segnale alla cittadinanza di come lo Stato reagisca alla criminalità organizzata, perché nel momento in cui noi utilizziamo gli stessi beni che sono stati il frutto di un'attività illecita compiuta alle organizzazioni, li utilizziamo a fin di bene e soprattutto per uno scopo di carattere umanitario come questo, allora diamo un segnale molto importante di efficienza e di sensibilità da parte dello Stato. Questa è una risposta che la nostra comunità dà a coloro i quali, avendo fiducia nella Chiesa Cattolica in Italia, nella Conferenza Episcopale Italiana, destinano l'8 per 1000 dei loro redditi e del reddito complessivo dell'IRPEF alla Chiesa Cattolica. Questa è la risposta che noi diamo: interventi con progetti che rispondono a necessità e esigenze delle persone, e con la celerità e con la sveltezza delle nostre procedure ci possiamo consentire di rispondere a esigenze immediate o a emergenze immediate attraverso queste formule, che sono formule molto agili, senza troppe complicazioni, che valorizzando i fondi dell'8 per 1000 e valorizzando soprattutto la figura dei volontari rendono possibile l'accesso a queste risorse destinate dal popolo italiano a esigenze che il popolo stesso ha, o per il culto e pastorale o per la carità. Il bene in questione è un bene che si trova in uno stato di sequestro di primo grado, quindi non siamo in una fase di confisca, e compito principale dell'amministratore giudiziario è quello di custodirlo e fare in modo che non venga danneggiato, che non venga vandalizzato. Quindi l'iniziativa della Monsignor De Leo è stata ben accolta dal Tribunale della Sezione di Misure di Prevenzione di Trapani, autorizzando l'amministratore giudiziario a procedere alla stipula del contratto. Operativa a Mazara la nuova biblioteca comunale, lo ha reso noto ieri pomeriggio il sindaco Cristaldi. Siamo soddisfatti per il lavoro che la nostra burocrazia e i nostri tecnici hanno saputo fare, che ci ha consentito di dotare la città di una nuova e funzionale biblioteca comunale, ha dichiarato il primo cittadino a seguito di un sopralluogo effettuato nella struttura. La biblioteca comunale è ubicata all'interno del complesso monumentale Filippo Corridoni e vi si può accedere anche dalla via Goti. Da domani, ogni giovedì pomeriggio, gli uffici comunali, anagrafe e stato civile a Castellammare del Golfo saranno aperti anche di pomeriggio dalle 15 alle 18, lo ha reso noto il comune. Anche l'ufficio pubblica istruzione, spostato nei locali della biblioteca comunale, è già aperto ogni giovedì pomeriggio. Di mattina, dal lunedì al venerdì, gli uffici sono aperti dalle 9 alle 12:30. Convocato in seduta urgente il Consiglio Comunale di Mazara, che torna a riunirsi domani pomeriggio. Il servizio. Il presidente Vito Cangetano ha convocato in seduta urgente il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo
Il consenso civico si riunirà presso l'aula 31 marzo 1946, domani pomeriggio alle ore 16. All'ordine del giorno sono stati scritti 5 punti. In apertura dei lavori si procederà con la surroga della dimissionaria Emanuela Lagna con il consigliere subentrante Concetta Caronia, prima delle non elette nella lista futuristi alle elezioni del 2014. Subito dopo si terrà il giuramento e la convalida del neo consigliere. All'ordine del giorno è prevista anche la sostituzione della Lagna nelle commissioni consigliari. Il consesso civico maserese quindi dovrà occuparsi del punto relativo al ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di una anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti, ovvero l'accensione in pratica di un mutuo di ben 11 milioni di euro da parte del Comune per il pagamento dei creditori. Una vicenda per la quale, come si ricorderà, sono arrivate le forti critiche da parte del locale metap del Movimento 5 Stelle e rispetto alle quali il mio assessore al bilancio, Luca Buono, ha risposto, evidenziando il fatto che si sia trattato di una scelta oculata da parte dell'amministrazione comunale, peraltro prevista da una norma voluta dal Governo nazionale. Quella di domani sarà una delle ultime sedute dell'attuale Consiglio Comunale, visto e considerato che tra poco più di 2 mesi si tornerà alle urne per eleggere un nuovo sindaco ed un nuovo Consiglio Comunale. Il professore Vito Riggio è il consulente del Governo regionale per le politiche del trasporto aereo. Lo ha nominato il Presidente della Regione Nello Musumeci per le note competenze acquisite da Riggio nel settore dopo aver per lunghi anni guidato l'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile. Si legge in una nota della Regione: l'attività di consulenza sarà prestata a titolo gratuito di sostegno al Governo della Regione per razionalizzare e potenziare il sistema aeroportuale siciliano, intervenendo anche sull'utilizzo integrato degli aeroporti minori. Un ponte tra Roma, Parigi e Tunisi. La società civile si mobilita per l'integrazione e la pace, ponendo al centro il ruolo strategico dell'Europa del Sud. Su iniziativa del Rotary Club Roma Sud si svolgerà domani a Roma, a Palazzo Giustiniani, alle 15, l'evento Sinergie per la Pace, incontro dibattito tra Emma Bonino, il premio Nobel per la Pace 2015, Abdelaziz Essi, del sindaco di Mazara Nicola Cristalli, e il fondatore e presidente dell'associazione Rondine Cittadella della Pace Franco Vaccari. Si celebra quest'anno a Campobello di Mazara la giornata internazionale contro la tratta, organizzata a livello diocesano. Domenica alle 9.30 la messa verrà celebrata presso la parrocchia Madonna di Fatima, alle 18.30 nella Chiesa Madre. Al termine delle 2 celebrazioni verrà allestito un banchetto espositivo con i lavori creati da giovani donne nigeriane nel percorso di integrazione Il tuo futuro in Italia. Da anni la Caritas diocesana segue con un team l'attività di dialogo con alcune ragazze nigeriane che si prostituiscono nel territorio tra Castelvetrano, Campobello e Mazara. Gli incontri hanno consentito di poter avviare con loro un dialogo nell'ottica di un allontanamento dall'attività di prostituzione. In aula questo pomeriggio il Consiglio Comunale di Marsala. Sentiamo. Il Consiglio Comunale di Marsala si riunirà oggi pomeriggio alle 16.30. Il massimo consesso civico marsalese proseguirà l'esame dei punti già iscritti all'ordine del giorno della convocazione consiliare e quelli inseriti con carattere di urgenza. Tra gli atti deliberativi in trattazione figurano l'esame del nuovo regolamento per la concessione di contributi economici ad associazioni ente cooperative e poi ancora l'esame di una istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di raccolta, stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi. Poi ancora le modifiche al regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale. L'aula di Palazzo 7 Aprile dovrà esaminare anche numerosi ordini del giorno presentati da vari consiglieri comunali che riguardano, tra gli altri, la promozione di una campagna per la sensibilizzazione del senso civico, la contestazione del piano paesaggistico degli ambiti 2 e 3 relativamente al territorio del Comune di Marsala, nonché la richiesta di parere per la procedibilità del ricorso amministrativo relativo all'approvazione del piano paesaggistico ambiti 2 e 3 della provincia di Trapani. L'ordine del giorno dei lavori prevede anche l'esame di alcuni atti di indirizzo.
Inizieranno oggi i lavori per la messa in sicurezza della via Salvatore Quasimodo a Paceco. Si tratta della strada che collega la via Marsala con la via Vittorio Sereni. Sarà realizzata una nuova cunetta e metteremo in sicurezza l'intera strada con l'asfalto dal semaforo della via Marsala alla via Sereni, ha dichiarato l'assessore comunale ai lavori pubblici Matteo Angileri, esprimendo la propria soddisfazione per l'avvio di un intervento promesso in campagna elettorale. Ed ora lo sport, una nota di calcio. Toto Aiello è il nuovo allenatore del Mazzara, lo ha reso noto ieri pomeriggio la società canarina. Il neotecnico di Bagheria è stato presentato alla squadra dal presidente Franzone e dal direttore sportivo Rinaudo. Al termine dell'incontro il neo mister gialloblu ha diretto il primo allenamento con la squadra allo stadio Bonocore di Palermo. Da allenatore Aiello è stato nelle panchine di Bagheria Eccellenza vincendo il campionato e due Coppe Italia regionali. Con il Licata, sempre in eccellenza, ha vinto una Coppa Italia regionale. Un campionato di eccellenza lo ha vinto con l'Alcamo. Tra le squadre allenate anche il Ragusa e il Vittoria in Serie D. Per il mister Toto Aiello, domenica 10 febbraio, il debutto casalingo al Nino Vaccara nella gara con il CUS Palermo. E siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questa sera alle 21.35 con uno speciale Televallo, ospite in studio Teresa Diadema. Grazie per averci seguito, arrivederci.